Oggi il più grande velocista di tutti i tempi, Usain Bolt, ascoltate bene, è stato accostato al Milan. Dopo vi racconto, ma intanto prima una sorpresa. Vi faccio sentire le parole di Andrea Pisani, del duo comico Pampers, tratte dal film Belli di papà, interpretato dal mio idolo assoluto Diego Abatantuono. Sentite queste parole e poi parleremo di Usain Bolt. Qual è il problema più grosso del calcio italiano? La Juventus. Beh, il secondo problema. La primavera della Juventus. Beh, un problema altrettanto grave è che il calcio italiano all'estero non se lo caga nessuno. Questo vuol dire? Zero soldi, zero diritti TV. Ok. Allora, arrivo al punto. Vi dico soltanto tre nomi. Di Caprio, Valderas e Salman Khan. Che cazzo è Salman Khan? Salman Khan è il belloccio di Bollywood, cioè il Rich di Calcutta. Ma te lo conosci Salman Khan? Sì. Sì. Per forza, è matematico. Ma che c'è di Italia? Adesso te lo dico, è arrivata anche la signora. Immaginatevi Interempoli, risultato a posto, 3-0, 72esimo, butto in campo Di Caprio. Cioè, questa roba fa il giro del mondo. Di Caprio. Sei stato in 18 minuti, non può spuntarti la partita, mica era. E queste le parole di Andrea Pisani, tratte, ripeto, dal film con Diego Abatantuono, Belli di papà. E allora mi è venuto in mente, quando ho sentito la notizia, questo accostamento clamoroso di Usain Bolt al Milan, mi è venuto in mente quello che potrebbe accadere con Usain Bolt al Milan. Ma qual è la notizia? Allora, tutti sappiamo che Usain Bolt, ripeto, il più grande velocista della storia dell'atletica leggera, campione del mondo, campione olimpico, detentore del record dei 100 metri con 9,5, tanto è vero che la sua maglia è il 95, la sua maglia che indossa a Sydney, perché dopo aver tentato di entrare nel calcio professionistico tedesco è andato in Australia dove la squadra dei Central Coast Mariners l'ha preso per dei provini, ma lui è stato così bravo da realizzare, io sono andato anche a vedere un po' come ha segnato i suoi gol con un bellissimo tiro di sinistro, quindi a dimostrazione che il numero 9, alto 1,95 per 94 kg, scatenato e imbattibile sui colpi di testa, al 100% ogni volta che salta lui di testa non la prende mai nessuno, beh, insomma, dimostra di avere delle doti. Oggi intervista di Tony Rallis, il suo manager, con ESPN, la catena il broadcast americano, e dice: attenzione perché ho una richiesta di una squadra del Sud Europa che da poco ha cambiato proprietà, deve disputare una finale nazionale, per chi, no, quei pochissimi che non se lo ricordano, il Milan deve giocare a Doha contro la Juventus per la Supercoppa italiana e punta ad arrivare in Champions League. Deduzione di qualcuno, di qualche quotidiano. Beh, allora si tratta del Milan. Io non ho verificato, perché già non è facile trovare indiscrezioni da casa Milan, dalla sede del Milan di via Aldo Rossi. Quindi non ho osato. Però, dopo aver sorriso a questa notizia, pensate un po' se il fondo Elliott, che dobbiamo incominciare a capire innovativo in tutte le sue iniziative, pensiamo se gli venisse l'idea di prendere Usain Bolt, usarlo come nel film, magari l'ultimo quarto d'ora, e sarebbe veramente una notizia che sicuramente farebbe il giro del mondo. E Cristiano Ronaldo certamente riempie gli stadi di tutta Italia, di tutta Europa, perché è il giocatore più forte al mondo. Certamente un Milan che gioca bene può riempire gli stadi di tutta Italia, di tutta Europa, ma se ci fosse l'occasione di vedere anche Usain Bolt, ha ragione Andrea Pisani. La notizia, ripeto, farebbe il giro per il mondo. Io non so se sia una notizia vera, la commenteremo insieme, però pensateci un attimo sul 3-0, anche se qualcuno mi ha già detto, garantitemi il 3-0, poi faccio sempre entrare anche Usain Bolt. Ebbene, potrebbe essere
un'iniziativa. Qualcuno aveva sorriso quando il Milan aveva preso anche nel passato giocatori che sembravano venire qui, anche se ben altra caratura, per magari trovare degli stimoli, per affinare la loro preparazione, e poi si sono rivelati decisivi. Pensate un attimo, se Usain Bolt indossasse la maglia del Milan e realizzasse un gol a San Siro. Beh, non dico che sarebbe come vincere la Champions League, ma sicuramente sarebbe una notizia che sicuramente farebbe il giro del mondo.